Ciao, sono Stefan Labrus di Sony Italia. Quale ruolo svolgi all'interno dell'azienda? Sono responsabile della Sony in Italia, dunque Country Head di Sony in Italia. Sono il capo. Che giorno è oggi? Siamo il 1° settembre, se non dico male. Dove siamo? A IFA a Berlino. Quali sono i prodotti più interessanti che avete presentato qui a IFA 2017? Allora, l'estensione della gamma OLED già commercializzata in Italia, dunque 77 pollici, dopo i due prodotti già esistenti sul mercato 55 e 65, tutta una nuova gamma audio, da cuffie a speaker high power audio, con delle cuffie eccezionali, nuova tecnologia noise cancelling non solo nelle cuffie a padiglione ma anche neckband e true wireless, e poi sistemi che noi chiamiamo high power audio, dunque i famosi G-Tank, dunque i grossi speaker già commercializzati in Italia che arrivano a settembre anche nelle loro versioni con batteria. Avete sempre posizionato i vostri prodotti come prodotti premium. Non è che forse costano un po' troppo per il mercato del giorno d'oggi? Allora, se così fosse non saremmo più qua. Sicuramente abbiamo un mercato che oggi ci dà ragione, perché su tutti i nostri segmenti più cresciamo in gamma meglio ci esprimiamo. Quello si esprime la tecnologia e il valore aggiunto che abbiamo in ogni prodotto che commercializziamo. Dunque, sia sul TV, dunque comunque le nostre quote sono più alte sui pollicciaggi TV più grandi, dove forse il contenuto tecnologico si esprime meglio, che sui segmenti tipo wireless speaker o foto, non ultimo con il prodotto RX0. Dunque la nuova videocamera super piccola, robusta, abbiamo un contenuto tecnologico, un prodotto di qualità che ci permette comunque di venderlo a un prezzo leggermente superiore a quello che è la media del mercato. Dai, svelaci, qual è il prodotto che preferisci di più? Allora, ma è quello che mi interessa di più, quello piuttosto che quello che mi piace di più, perché mi piacciono tutti. Allora, quello che mi interessa di più è vedere come risponde il mercato alle nostre nuove cuffie True Wireless, perché non è una novità, ovvio che altri brand hanno già commercializzato quel tipo di prodotto, ma è la prima volta che introdurremo la nostra tecnologia noise cancelling in quel tipo di prodotto. La tecnologia avanza giorno dopo giorno. Cosa ti piacerebbe presentare a IFA 2027? Allora, sarò molto tradizionalista, ma mi piacerebbe vedere ancora tanti TV. Come saranno curvi o no, non lo so, ma tanti TV con tecnologie nuove, così come una gamma audio ai massimi livelli, con tornare a qualità, perché è veramente un messaggio che stiamo dando, e poi una foto sempre viva e che si esprime in prodotti diversi. Grazie Stefan per averci dedicato il tuo tempo, saluta i nostri spettatori. Ciao a tutti.